Professore, questo umano. Ma io non sono né pessimista né ottimista, no? Sono una via di mezzo. Sono una via di mezzo perché stiamo attraversando proprio un periodo storico di una via di mezzo. Noi siamo all'interno di una crisi, per me non ci sono più gli annunci della crisi, ma gli annunci della crisi ci sono da tanto tempo a questa parte, siamo tutto dentro la crisi, ma c'è anche qualche spirale per cui si può in qualche modo comportare che questa crisi non passerà, cioè passerà, forse non sono molto lontane di te. Ovviamente ogni crisi, dopo ogni crisi non nasce mai un periodo di negazione, ma nasce un periodo di rinnovamento, di risurrezione. L'altra cosa che voglio dire è che io ritengo molto importante che sia stato scelto parecchi anni fa quel momento della storia della Sardegna. Se ne potevano scegliere anche altri di storia della Sardegna come movimenti di liberazione che poi mai si sono conclusi, perché ogni movimento di liberazione della storia santa poi alla fine è stato sconfitto, ma non ha importanza questo. Cioè questo tema, cioè, di un movimento di liberazione, noi dobbiamo ancora mandarlo avanti. E allora perché io penso che sia stato interessantissimo scegliere quel movimento, che non è soltanto il movimento del 1794, è il movimento del 1793, in cui con la cacciata dei francesi il popolo sardo sono circa probabilmente 15.000 sardi che hanno preso parte alla cacciata dei francesi. E non erano soltanto calearitani, non erano soltanto le truppe regge calearitane, erano anche tutte le milizie che sono venute dall'interno della Sardegna. Quindi non è stato soltanto quel fatto della cacciata dei francesi, un fatto calearitano o un fatto maddalenino, no? Perché anche lì Napoleone venne sconfitto, no? È stato un fatto, in un certo senso, una liberazione, una preliberazione del popolo sardo. E fu un momento di ritrovamento di una certa unità. Ugualmente va considerato nello stesso quadro storico, che poi è il quadro storico del triennio rivoluzionario, dal 1793 al 1796, anche l'altra cacciata, no? Che fu una cacciata interna, però di gente pericolosa, probabilmente più dei francesi, i quali alla fine, se ci pensiamo, venivano qui a Cagliari, sì, anche per conquistare la Sardegna, probabilmente venivano anche qui a Cagliari per portare in Sardegna momenti di libertà. Arrivò anche l'albero della libertà, che era la rivoluzione giacobina, il movimento in Sardegna. Liberarci dalla burocrazia, e ancora oggi noi abbiamo bisogno di liberarci dalla burocrazia, credo sì, no? Che sì, uno delle cose che vinciamo, no? La maggiore colonizzazione probabilmente della Sardegna è data anche da questo tipo di burocrazia che noi pensavamo dovesse essere più snella, che invece noi abbiamo riprodotto in Sardegna, riproducendo schemi e modelli della burocrazia. Io dico di questo paese italiano, non dico di questa nazione italiana, perché non esiste una nazione italiana. Perché la nazione italiana è ancora lacerata. È lacerata dal fatto che il risorgimento è stato il risorgimento compiuto, o meglio il risorgimento compiuto da una parte contro un'altra parte degli italiani. L'Italia è stata conquistata, non c'è stato un plebiscito generale per cambiare la nazione, è stata conquistata. E con un'altra lacerazione profonda che in questo momento spero che si voglia cessare, quella lacerazione della resistenza, è stata una resistenza e una guerra civile tra italiani e italiani, quindi la necessità di ricostruire queste due lacerazioni che ancora esistono, la lacerazione portata dal risorgimento e quella portata dall'altro. L'altro episodio è quello poi del voto angiolino, che Angioi che parte dal campo, che fa attraverso la Sardegna un viaggio trionfale, lungo, a tutti i paesi, con le sostanze di tutta la gente, di tutti i santi, entra a Sassari,
e poi tenta vero di sollevare i vassalli, no? Per liberare ancora una volta la Sardegna dal feudalesimo, che era, è stato questo un altro grande inciampo nella storia della Sardegna. Noi in Sardegna non abbiamo avuto il movimento comunale, se non rarissimamente, non abbiamo avuto i comuni in Sardegna. Noi in Sardegna non abbiamo avuto una storia di città, una storia di città. Noi in Sardegna abbiamo avuto una storia di feudalesimo. Questo è stato un altro grande inciampo, terribile per diciamo, l'evoluzione anche culturale e economica di tutto, no, del popolo sardo. Ebbene, io dico che in sostanza la gente sarda ha in qualche modo sentito quest'anno, no? Si è accorto, ha preso una certa coscienza, sia della giornata di San Pietro, ovviamente detto, no? Cioè della cacciata dei piemontesi, che però non era semplicemente un fatto, era un movimento quello per un salto di qualità della storia sarda, un salto di qualità anche verso l'Europa, un salto di qualità verso idee nuove che nascevano in questo momento. Bene, c'è stato una, io non dico che non c'è stata una ripulsa per questi festeggiamenti che sono stati all'insegna di una storia sarda, all'insegna di una memoria, perché la memoria è importante. Noi possiamo camminare se abbiamo questo senso della memoria per andare avanti. La memoria è un nostro essere, la memoria deve essere un nostro essere, di noi stessi. Su questi fatti, anche se sono stati fatti dolorosi, fatti di sconfitta, non hanno nessuna importanza che sono stati fatti di sconfitta. Bene, io ho parlato a Sassari, in ricordanza dei Battagiolini, io ho parlato a Sassari al Teatro Verdi, che ci sei tu. Con tanti ragazzi, ad una folla di ragazzi, i quali mi hanno applaudito come se applaudissero a un cantante. E allora che cosa è questo? Non lo so, evidentemente era un momento di partecipazione, oltretutto di una presa di coscienza dinanzi a un professore, un vecchio che alla fine si esibiva anche con una certa cadenza di fronte a questi ragazzi, però loro hanno capito, sono stati consapevoli di quelle cose che venivano rievocate. E la cacciata dei piemontesi ha avuto una risonanza, è stato un momento di coscienza, io penso, anche dei fatti del 1900. Quindi io non sono pessimista, non sono nemmeno, ma non sono pessimista. Infatti c'è un movimento, c'è un cambiamento, c'è anche nel recupero dell'identità, anche nel recupero dell'identità. Ha ragione Bandino quando dice che forse non c'è ancora il sentimento di identità, cioè non c'è ancora il sentimento di una dea sarda. Per meglio dire, c'è un sentimento della dea sarda, ma non c'è ancora una coscienza maturata perfettamente della dea sarda. E quindi bisogna passare da questa fase di un sentimento a una fase di incoscienza, di avere un'autocoscienza, che è l'identità, che è la memoria, che è la partecipazione, che è la solidarietà e che è quella cosa che non c'è di lavorare insieme, di stare tutti insieme. Noi diciamo sempre Forza Valis, ma non è solo Forza Valis, noi siamo divisi. E anche questo è un altro terribile eredità di una storia della Sardegna. Noi siamo stati sempre divisi in Sardegna, anche perché sempre divisi noi siamo stati sempre dominati. Questo lo dico come così, per darci un po' di coraggio, Dio mio. Ma che senso avrebbe io, che ho 83 anni, stare ancora sulla trincea se non avessi coraggio? Se non avessi coraggio. E se fossi pessimista, come si studia, devi essere un certo pessimista. Diciamo, l'altra cosa che da fare è lavorare perché questa coscienza, l'identità della memoria, per crescere insieme, perdere la scuola. Questo è il grave problema. Però noi, a cominciare dall'anno passato, abbiamo pensato, il comitato che io presiedo, il comitato Crosatie, questo è un comitato con 15 associazioni culturali. Quindi se noi siamo disposti ad andare in tutte le scuole della Sardegna, noi abbiamo a disposizione 100, come dire, docenti intellettuali, rispetto, che sono pronti ad andare nelle scuole della Sardegna e ci stanno chiamando. Di questo per aiutare i docenti
quali per la verità sono un po' svogliati, non tutti per la verità, un po' svogliati, no? Perché un po' anche presi, assillati da questo mondo così carino, questo movimento che c'è, siamo qui, siamo andati l'anno passato, andremo anche quest'anno. Per proprio mettere dentro la scuola questa coscienza per recuperare la memoria, per recuperare l'identità, per recuperare il senso della solidarietà, per recuperare questa desiderio, necessità che i sardi stiano insieme, si colleghino insieme, perché se i sardi non stanno insieme noi non riusciremo mai questo movimento di liberazione. Per questo movimento di liberazione, lo dico di fare di liberazione nazionale, anche noi facciamo il discorso della liberazione nazionale, che non significa secessione, assolutamente no, è quella necessità che arrivi il federalismo e che noi riusciamo a trovare, a dare un modello di federalismo, perché certamente, come diceva il presidente del sindacato, il federalismo ci arriverà comunque, sarà probabilmente quel federalismo che a noi non compete, che non sia nemmeno necessario. L'altra cosa mi pare, una cosa è i beni culturali, sono una grande cosa. I beni culturali possono dare la anche noi facciamo il discorso della liberazione nazionale, che non significa secessione, assolutamente no, è quella necessità che arrivi il federalismo e che noi riusciamo a trovare, a dare un modello di federalismo, perché certamente, come diceva il presidente del sindacato, il federalismo ci arriverà comunque, sarà probabilmente quel federalismo che a noi non compete, che non sia nemmeno necessario. L'altra cosa mi pare, l'ultima cosa è i beni culturali. I beni culturali sono una grande risorsa, I beni culturali possono dare lavoro, già cominciano a dare un po' di lavoro. Già in diversi comuni della Sardegna sono costituite piccole imprese, nemmeno cooperative, piccole imprese, i ragazzi che guidano la gente, che fanno un CD-ROM. Il mio paese ha ancora fatto un CD-ROM e la gente sta venendo. E questo CD-ROM è un CD-ROM che ha quattro lingue, c'è il tedesco, c'è l'italiano, c'è il francese, c'è anche il sardo. Ed è in tiro, e andrà in tutto il mondo, lo vedranno sicuramente in tutto il mondo. Non ci sono queste piccole imprese, ci sono anche l'agriturismo, c'è qualche cosa che si muove anche qui in Sardegna. Allora diciamo, abbiamo un po', e aiutiamo anche questa regione. Questa regione va, è stata sempre in crisi, la regione, io sono stato consigliere regionale, questo allora già 20 anni fa, cambiamo lo statuto. Sono passati 20 anni e più, questo statuto non è aiutato. Mi pare che ancora 20 anni fa si diceva che sta in crisi, la regione è in crisi, mi ricordo, perché c'erano anche i movimenti diversi, i movimenti degli studenti, c'era l'internazionalismo, per cui non si sentiva nemmeno questo senso. La regione è caduta già da tanto tempo, perché la regione sarda è nata vecchia, è nata con uno statuto vecchissimo. È nato con un statuto in cui sì c'era il tema economico, caro, ma non c'è il tema culturale, manca nel Sardo. E la regione del Sardo non è mai andata avanti anche sul tema della cultura, perché la cultura va legata al lavoro, no? La cultura va legata alla produzione inclusiva, non è stata una regione di questo tipo. Però attenzione, è stata una conquista anche quell'autonomia così mutilata, così completa, e non portiamo nemmeno questo. La regione è debole, lo so che è debole, non è che la regione di cui ha fatto parte poi fosse molto forte, ma oggi è debole, aiutiamola questa situazione. Io so che il sindacato sta già lavorando in questo senso, e tutti i cittadini devono lavorare per aiutare questa regione, per aiutare questo popolo.